Dai Roma finale, dai Roma finale. Stasera si gode, stasera si gode. Scusate per l'orario del video, ma ero fuori, sono appena rientrato e mi sono fiondato subito. Mi sono seduto qui in postazione a registrare il video. Finale di conference. Sì, ok, qualcuno dirà, è la terza coppa, è la coppetta più scrausa, eccetera, eccetera. Chi se ne frega, la Roma erano 31 anni dalla finale di Coppa UEFA contro l'Inter. Nel 91, che non andava in una finale, che non raggiungeva una finale europea. Ci ricordiamo tutti della semifinale nel 2018, stagione 2017-2018, contro il Liverpool in Champions League, ovviamente competizione molto più importante, ma chi se ne frega. Ma il pubblico questa sera, Mourinho aveva chiesto ai tifosi di giocare assieme alla squadra e direi che lo hanno fatto non alla grande, di più, 70.000, ora sto esagerando, ma 70.000 bandiere, una cornice di pubblico pazzesca, pazzesca. Poi la coreografia con la scritta in latino, ma cioè, che cosa parlo a fare? Che cosa parlo a fare? Veramente, non perché io sia romanista e dico che queste scene sono spettacolari, ma chiunque abbia visto il match, il pre-partita, insomma, ha potuto ammirare la risposta dei tifosi giallorossi, come hanno riempito lo stadio, come hanno cantato dall'inizio alla fine, una roba mostruosa, mostruosa, la scena se la prendono loro, tutta, al di là poi di quello che sarebbe successo in campo. Per fortuna siamo riusciti a vincere con il gol di Tammy Abraham, che incornata di testa, tempo scelto benissimo, salta in testa all'avversario, un pochino piccolino rispetto a lui, sinceramente difensore, comunque quello che lo marcava, colpo di testa fulmineo, sì centrale, ma quando sei in una posizione così ravvicinata e colpisci la palla in maniera ottimale, insomma, bella piena, come ha fatto Abraham sotto la traversa. Per qualsiasi portiere, anche per il più forte al mondo, è difficile comunque, se non impossibile, intervenire, essere prontissimo a livello di riflessi. E Tammy insacca, ma Tammy è dentro il match a livello caratteriale, a livello emotivo, è un trascinatore, come aizza la folla, come, cioè, sembra veramente essere romanista dentro, in alcune situazioni anche, in alcuni atteggiamenti, ma poi alla fine, quando si è inginocchiato alla fine della partita, con le mani sugli occhi, così stava piangendo, non so cosa stava facendo, stava, ma veramente un Abraham mostruoso, non solo per il gol e per il fatto che abbia deciso la partita, anche poi per altre giocate. Ha dovuto faticare, si è sacrificato, ha corso tantissimo, alla fine era stremato. Poi, tornando all'aspetto caratteriale, emozionale, anche José Mourinho, credo si sia messo a piangere alla fine. Mai visto così Mourinho, mai visto, veramente. Una serata molto particolare sotto questi punti di vista, veramente tanto, tanto, tanto particolare. Ma stasera si gode, ragazzi, stasera si gode. Si gode, potete dire quello che volete. Ok, possiamo anche discutere del fatto che poi abbiamo sofferto come cani, ma non tanto a livello di occasioni subite, quanto proprio a livello di possesso palla subito, perché non riuscivamo più ad uscire. Quando lo facevamo, ma questo già a partire da prima della fine del primo tempo, lo facevamo arrancando un po' così. Il Leicester ti pressava, andava a raddoppiare, gli esterni non hanno potuto fare più la differenza come hanno fatto nella prima parte, insomma, soprattutto Zalewski, parlo soprattutto di Nikola Zalewski, nella prima parte di primo tempo, quindi di partita, e da prima della fine del primo tempo è iniziata un'agonia sotto quel punto di vista, cioè veramente questa partita che non finiva più, quell'1-0, tu che non riuscivi ad uscire, insomma. Poi alla fine è come se ti fossi, anzi, senza il come, ti sei liberato di un peso. Quando fischia la fine l'arbitro, ok, abbiamo vinto 1-0, siamo in finale, quella è la cosa che conta. E dai,
Ho strillato fin troppo, non potrei nemmeno strillare, ma chi se ne frega, l'ho fatto, amen, e non me ne fotte nulla, sinceramente. E che dire per il resto, oltre a Tammy Abraham, oltre a quello che ho detto su Mourinho, oltre ai tifosi della Roma, vabbè, Zalewski, la personalità che ha avuto, non avrà fatto assist questa sera, come all'andata contro il Leicester, ad esempio, e non sarà stato proprio al massimo, cioè al massimo proprio della prestazione come in altre partite, però anche stasera grande personalità. Poi una palla, se non erro, anche veramente ben messa, insomma, ha dimostrato carattere. Anche questa sera qualche recupero, certo all'andata contro il Leicester è stato praticamente perfetto. Oddio, adesso mi sta venendo anche un dubbio, non ricordo se era andata con il Leicester oppure contro il Bodo, insomma, quella partita perfetta, quegli interventi veramente perfetti, forse proprio all'andata contro il Leicester, insomma, sì, con l'assist, vabbè, scusate, ma è tarda, si sono fatte le ore piccole, tra virgolette, anche per me, all'andata con il Leicester, quell'assist fenomenale per Pellegrini, insomma, grandissimo Nicola Zalewski, grandissimo, poi mi è piaciuta anche la difesa, Chris Smalling, leader, anche Ibañez, che alla fine si fa male e speriamo che sia veramente solo dettato dalla stanchezza questo infortunio, che non sia un infortunio proprio grave a livello muscolare, poi si faranno tutte le valutazioni del caso, eccetera, eccetera. Però siamo a vedere, fatto sta. Siamo in finale e affronteremo il 25 maggio a Tirana e vi giuro ragazzi, io il primo pensiero che ho fatto è devo andare a Tirana, devo andare a Tirana, in Albania, non è nemmeno troppo lontano, non so. Sembra una riposta, più no che sì, più no che sì al momento, però io l'ho buttata lì, l'ho buttato lì questo pensiero, vediamo cosa accadrà, ecco, però fatto sta, giocheremo il 25 maggio in finale a Tirana in Albania contro il Feyenoord che pareggia 0-0 contro il Marsiglia, all'andata aveva vinto 3-2 in Olanda, la squadra olandese appunto, di Rotterdam, e quindi vola in finale anche lei, Roma-Feyenoord. Mamma mia ragazzi, mamma mia, invece per quanto riguarda l'Europa League, finale tra Rangers di Glasgow e Eintracht Francoforte. Io spero vincano i Rangers, così a pelle mi stanno simpatici, poi una squadra scozzese, insomma, spero vincano loro. E poi, per finire, oltre al Dagli Roma finale, grande Roma e andiamo a dormire felici questa sera, due parole su Ancelotti, su Real Madrid, quello che abbiamo visto ieri, 3-1. Rodrigo, quella doppietta, ma con il Bernabeu che si infiamma, insomma, ma questa serie fra Manchester City e Real Madrid non ha nulla a che vedere con la maggior parte delle partite che abbiamo visto nel corso di tutto questo tempo. C'è cioè, veramente un altro sport, un'altra emozione, un altro clima. Poi Ancelotti, quinta finale di Champions per lui, finale che sarà fra Real Madrid e Liverpool, ovviamente, ma veramente. Ripeto, grazie, grazie a Real Madrid, grazie anche al Manchester City, Real Madrid pazzesco e Ancelotti pazzesco. Flop Guardiola perché squadre come City e PSG che non riescono a vincere una santissima Champions League con tutto quello che spendono, con tutto quello che spendono. Avevo letto una statistica prima del Manchester City, negli ultimi anni, tra tutte le sessioni di mercato, 1,5 miliardi spesi, 1,5 miliardi di denaro speso sul mercato e non vince la Champions. Veramente. Ma vabbè, questo è a margine, questo discorso. Ripeto, dagli Roma ragazzi, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e buonanotte a tutti. E grande Tammy!